Benvenuti nel 16° episodio del Road to Champions più grande della storia. Oggi tocca a Liverpool come sempre. L'obiettivo è quello di vincere la Champions League nel minor tempo possibile. Qui nello schermo vedete la classifica aggiornata con l'Atletico Madrid che si trova in testa, l'unica squadra ad aver vinto la Champions League al primo tentativo. Qual è l'obiettivo che ci poniamo con il Liverpool? Allora, il Liverpool gioca la prima stagione in Europa League, quindi non può battere l'Atletico Madrid, ma può battere il Bayern Monaco, il Chelsea, la Juve e il Barcellona, le squadre che hanno vinto al secondo anno. Io come sempre però vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e per avere il prima possibile il prossimo episodio. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare su questo Liverpool perché stranamente c'è tanto lavoro da fare. Vi ricordo che non possiamo cambiare modulo, ho provato anche a trasformare Szoboszlai in centrocampista centrale, però ci mette tantissimo tempo. Tra l'altro non abbiamo neanche un CDC, questo è un 4-3-3 di contenimento, quindi richiede il CDC, McAllister ci mette tantissimo tempo per farlo e di conseguenza per forza di cose abbiamo bisogno di un CDC e di un centrocampista centrale. Possiamo sì provare a puntare su Gravenberg, ma secondo me con il budget che abbiamo e con tutte le cessioni che dobbiamo ancora fare ci sono buone probabilità di prendere un centrocampista già fortissimo, almeno un 87-88, questa è la mia idea. Quindi due colpi vanno fatti per forza e poi attenzione lì davanti perché c'è l'incognita attaccante. Núñez è un 82 ed è l'attaccante più forte perché poi Diogo Jota è un AT e anche Gakpo è un AT. Tra l'altro Diogo Jota in 2 settimane diventa un ATT, quindi volendo possiamo concentrarci sul centrocampo e almeno per la prima stagione mettere Diogo Jota prima punta, giocandoci poi il terzo acquisto sul difensore centrale, perché anche qui signori Konaté è un grandissimo giocatore ma ha 24 anni, è un 81, di conseguenza se l'obiettivo è quello di vincere la Champions alla seconda stagione possiamo prendere un centrale difensivo più forte. Vediamo un po', questa un po' è stata l'analisi, questa è l'analisi generale della squadra. Il budget iniziale è questo, 180 milioni addirittura, mamma mia, le squadre di Premier sono ricchissime, soprattutto poi le big di Premier come il Liverpool. Blocco comunque tutti quanti i giocatori che ovviamente rientrano nei nostri piani. Occhio al jolly Arnold, non l'ho detto prima ma Arnold in pochissimo tempo diventa un centrocampista centrale, fa anche l'upgrade, diventa anche un CDC. Sì, Arnold può fare anche il CDC, preferisco però comunque prendere un centrocampista perché i terzini sono pochi. Adesso che abbiamo Arnold ce lo teniamo, invece diciamo che per quanto riguarda i centrocampisti centrali c'è più scelta, per questo motivo lo lasciamo a destra con Robertson a sinistra. Potremmo anche puntare su McAllister centrocampista centrale, non lo so, l'ho messo sul mercato perché ripeto il budget che abbiamo è talmente alto che puntare su un 82 secondo me ha poco senso. Tutti i giocatori sono stati messi sul mercato, quindi direi che possiamo andare avanti nel calendario in attesa di qualche offerta, offerta che arriva subito, sono addirittura 3. Allora Doak lo possiamo tenere perché non ci fa la differenza, Szoboszlai lo possiamo piazzare alla Juventus per 60 milioni, vi ricordo che non si può trattare e di conseguenza non possiamo trattare per questo portiere che ci possiamo anche tenere perché comunque è un giocatore che ha ruolo turnover, non si lamenta, forse anche sporadico e tra l'altro vale così poco e quei soldi non ci fanno la differenza. Continuano le offerte, Gomez al Tottenham, Konaté all'Eintracht, Núñez all'Arsenal per 60 milioni, Elliot addirittura al Milan per 26 milioni e Matip al Newcastle per 14. Non arrivano più offerte e ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione, quindi direi che è giunto il momento di iniziare il calciomercato in entrata con un budget di 430 milioni. Mica male, mica male. Allora, partiamo dal centrocampista centrale e voglio prendere un giocatore che se non erro non ho ancora comprato in questo Road to Champions, ovvero Franco De Jong, un centrocampista centrale che stiamo mettendo un po' forse da parte, anche se effettivamente con un budget che abbiamo possiamo anche puntare a un giocatore più forte. Mi dispiace prendere sempre gli stessi ragazzi, ma purtroppo non posso andare a svantaggiare nessuna squadra. E comunque non vi preoccupate che tra le tantissime squadre che parteciperanno a questo Road to Champions ci sono anche squadre molto piccole. Un piccolo spoiler, il Bologna. C'è ragazzi, c'è anche il Bologna. Quindi è ovvio che con il Bologna non prendiamo Bellingham. Cioè quindi non vi preoccupate che poi avrete modo di vedere anche percorsi diversi. Bellingham tra l'altro è un COC che fa l'upgrade di +1/+2 se messo centrocampista centrale. Trattiamo subito quindi con il Real Madrid, ha una clausola di 250 milioni che io non voglio assolutamente pagare e proviamo a prenderlo con 130-140 possibile. Secondo me ci chiedono tantissimi soldi perché siamo il Liverpool. 140 milioni, vediamo un po', 192, eh sì. Questa è l'unica cosa negativa di fare delle carriere con le squadre forti, ovvero il fatto che le altre squadre siano molto 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 cattivi con noi. 160 più clausola, si è buggato il gioco. Porca di quella miseria,
devo rifar tutto. Devo rifar tutto. Non ci posso credere. Si è buggato il gioco. Devo chiudere e riaprire. Ho rifatto tutto. Praticamente è come se avessi iniziato il video da capo. Però sono riuscito comunque a vendere gli stessi giocatori. Forse c'è qualche differenza a livello di budget. Però vabbè, non fa niente. Avete visto che il gioco è crashato. Provo quindi con 160 milioni più clausola del 15%. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Che ne vogliono 192. Tutto come prima. No, ti prego, non crashare di nuovo perché non l'ho salvato. 180. Ok, affare fatto. Per 180 milioni ci portiamo a casa Prosciutto Bellingham, che fa l'upgrade se messo centrocampista centrale. Per quanto riguarda invece il CDC, signori, voglio andare su Casemiro. È vero che ha 31 anni, però abbiamo la squadra, secondo me, per vincerla già la seconda stagione, massimo alla terza. E poi comunque abbiamo modo di fare il calciomercato anche successivamente. Quindi se proprio dovessimo arrivare al terzo, quarto anno, abbiamo tantissimi soldi e quindi lo possiamo cambiare. Questo è un giocatore veramente molto molto importante. Mi viene quasi in mente la pazzia di metterlo difensore centrale, perché signori, lui sì, in due settimane diventa un difensore centrale. E su questo gioco storicamente i CDC che messi difensori, se messi difensori centrali, fanno una caterva di gol in simulata. Provo con 70 milioni, addirittura 98,1. Mamma mia. Provo con 88, quindi più clausola del 15%. Vediamo un po' che cosa ci dicono. 98,1 di nuovo. Provo a calare di qualche spicciolino. 94,1. Vediamo un po'. Affare fatto. Molto bene. La potremmo provare questa pazzia, anche giusto per variare un po'. Fidatevi di me, signori. Vi fidate di me? Se non vi fidate dovete fate bene. No, non è vero. Dovete fidarvi. Provo a metterlo difensore centrale e voglio vedere se veramente segna tanto. Facciamo questo piccolo esperimento. Eccolo qui Casemiro, piano di crescita, difensore centrale, solo due settimane. Ok, allora ricordatevi di questa cosa che sto per dire. Casemiro, difensore centrale, farà esattamente 8 gol, che sono tantissimi per un difensore centrale. Poi paragoniamo i suoi gol a quelli di Van Dijk, va bene? 8 gol, l'ho detto ragazzi, 8 gol. A questo punto abbiamo ancora un budget di 129 milioni che possiamo investire per un altro CDC. E voglio prendere Kimmich, un altro giocatore che non ho mai preso in questo Road to Champions, se non erro. Ha un valore di 77, la richiesta è di 111, si può chiudere intorno agli 88. Va bene, io direi che possiamo partire con 85. Sono sicuro che ci sparano una cifra incredibile. Vediamo un po' che cosa ci dicono. 103 milioni, sì. Provo a calare, provo con 91 più clausola del 5%, che confermo. 97 più clausola, la tensione sta salendo, quindi ci tocca accettare. Terzo e ultimo acquisto della prima stagione. Sto aspettando due cambi ruoli, quello di Casemiro e quello di Bellingham. Nel frattempo possiamo vedere come se la cava questo Liverpool. 2-2 contro il Chelsea, va bene, dai, ci sta, in trasferta. La prima in casa la perdiamo 2-1, porca di quella miseria. Mi sa, signori, che la squadra non gira. Il che è veramente strano, perché a livello di rosa comunque siamo messi molto bene. Adesso faccio un recap anche della squadra, così ve la faccio vedere. Intanto fa anche l'upgrade. Casemiro si è messo difensore centrale, grandissimo. Ho fiducia in te, Casemiro. Mi sto praticamente giocando la mia reputazione su di te. Bellingham invece non fa l'upgrade. Cavolo, pensavo lo facesse. Vabbè, comunque ho messo anche Diogo Jota a TT, che ha fatto anche l'upgrade di 1, quindi adesso è un 86. La squadra è questa, signori. Una squadra veramente molto 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 interessante, secondo me. Strana questa partenza falsa. Io continuo ad essere fiducioso. Gli obiettivi sono molto importanti. Vinci la Premier League, vinci l'Europa League. Quindi se non vinciamo niente, mi sa che si è messi male. Mi sa che la nostra esperienza finirà qui. Ci vediamo direttamente alla fine del mese di maggio. Ma magari le ultime partite, quelle più succulente, le commentiamo insieme. Quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, 1-1 la partita di andata. Perdiamo anche con il Crystal Palace, però vinciamo 4-2 contro lo Sporting. Quindi siamo in semifinale di Europa League, dove becchiamo il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In trasferta finisce 2-2, quindi ci giochiamo tutto in casa. Dopo un 3-0 contro il Tottenham perdiamo 4-3, quindi usciamo in semifinale di Europa League con la barretta che è pericolosamente sul rosso, poi sull'arancione, rosso-arancione. Cos'è? Non si capisce niente. Ci volete far fuori, sì o no? Siate almeno onesti e sinceri e giusti nei nostri confronti. Barretta rossa comunque. Peccato ragazzi, noi non abbiamo fatto una bruttissima stagione. Allora vediamo come siamo messi in campionato. Classifica secondi. Vabbè, non si potevano fare 96 punti. Almeno su questo sono tranquillo e sereno. Più di così non si poteva fare. Un ottimo secondo posto, quindi sono contento. Per quanto riguarda invece le altre competizioni, l'FA Cup l'abbiamo persa. Non so neanche io dove, però l'abbiamo persa. Eccola qua, al turno 5 contro il West Bromwich. La Carabao Cup mi sa che l'abbiamo persa ai rigori, se ho visto bene durante la simulata. Esatto, contro il Manchester City perdiamo ai rigori. Per quanto riguarda invece l'Europa League, l'avete vista in diretta. Sono quindi 0 titoli, ragazzi. 0 titoli per il Liverpool, con McAllister che alla fine è subentrato
Lautaro, a Thiago Alcantara, Kimmich 88, Bellingham 91, Diogo Jota 86, Salah 90, Luis Diaz 86. È una bella squadra, è una bella squadra. Gakpo vuole andare via, l'ho messo sul mercato, però purtroppo non mi sono arrivate offerte. Lo venderemo sicuramente nella prossima stagione per poi prendere un grandissimo attaccante, che secondo me è quello che ci serve per fare il salto di qualità. Volevo un attimo vedere a livello di morale come siamo messi, perché Gakpo vuole andare via. Ragazzi, allora potremmo anche svincolarlo, perché allora no, vale 68 milioni. Devo però assolutamente dare una piccola controllatina a tutti i rinnovi. Adesso vediamo anche quanti gol ha fatto Casemiro, ho detto 8. Se ci ho preso, raga, mi dovete chiamare il mago Giuse. Rinnovo comunque un po' tutti quanti i giocatori, soprattutto quelli che sono cresciuti e che di conseguenza vogliono più denari. Chi vuole andare via, che è scarso, lo mandiamo via. Come potete vedere, la barretta adesso è un po' più verso l'arancione, e questa cosa ovviamente è stata merito di quello che abbiamo fatto a livello contrattuale. Capocannoniere Momo Salah con 29 gol, Luis Diaz se ne fa 24, Diogo Jota ne fa 14. Ho sbagliato di uno, mannaggia la miseria, avevo detto 8. Ah, porca vacca, perché hai segnato? Non devi segnare così tanto, mannaggia la miseria. Bellingham 11-4, quasi più gol Casemiro che Bellingham. Quindi, signori, approvata la voce di corridoio che dice che i CDC, messi i difensori centrali, fanno tanti gol. Bene, comunque sì, ragazzi, ci serve un attaccante. Io ho preferito non investire tanti soldi per l'attaccante. Vi ricordo che massimo possiamo fare 3 acquisti per ogni sessione di calciomercato. Di conseguenza ho preferito prendere 2 centrocampisti e un difensore centrale, anche perché Diogo Jota alla fine è un 86 ed è rimasto 86. Peccato, non ha fatto neanche uno di upgrade, nonostante comunque non sia vecchio. Va bene, comunque la prima stagione finisce qui con 0 titoli. Peccato, qualcosina si poteva fare meglio. Non dico in campionato, perché il City ha stravinto con 96 punti, però potevamo vincere almeno una coppa, un FA Cup, una Carabao, oppure anche l'Europa League. Abbiamo perso invece in semifinale, quindi peccato, perché lì si poteva fare di più. Seconda stagione appena iniziata con un budget di 300 milioni addirittura, più la possibilità di mettere sul mercato Diogo Jota e anche Gakpo, quindi praticamente arriviamo a mezzo miliardo. Per sicurezza comunque voglio andare un po' avanti nel calendario, perché vi ricordate, no, quello che è successo con la Lazio. Cerchiamo comunque di prendere l'abitudine di avanzare sempre, soprattutto quando la barra è vicinissima al rosso, perché potrebbe calare da un momento all'altro. Vediamo se cala. Non cala. Ok, questa volta c'è andata bene, quindi potevamo anche fare l'acquisto, però aspettare un mese non ci cambia assolutamente niente. Almeno siamo sicuri di non cadere nell'inganno della cadrega, almeno questo. Siamo arrivati praticamente al 1 agosto e direi che è giunto il momento di prendere l'attaccante. Diogo Jota adesso ha fatto l'upgrade. Va bene, comunque mettiamo sul mercato sia Diogo Jota sia Gakpo, che poi tra l'altro ha chiesto di essere ceduto, quindi sono già arrivate delle offerte. 70 milioni. Ma mio caro Pep Guardiola, tu vuoi un certo Cody Gakpo, ma lo sai che io voglio un certo Haaland. Però questi qui sono i soldi che ti do io? No, questi qui sono i soldi che chiedo io. Guardate quanto aumenta la cifra in alto a sinistra. Questi qui sono i soldi che chiedo io. Quindi non posso dire che io do dei soldi a loro. Sai che non posso farlo. Provo uno scambio alla pari Gakpo Haaland. Ok, va bene. Ok. Però vabbè, fa niente. A parte che non potevo neanche trattare, quindi in teoria era contro il regolamento. Comunque Endo ha chiesto la cessione anche lui, quindi niente, lo cediamo. Aspettiamo ancora qualche giorno. Diogo Jota l'ho messo sul mercato, infatti è arrivata subito un'offerta per lui. Sono addirittura, ma il Manchester City vuole un attaccante. Lo vendo comunque all'Atletico Madrid per 122. Per quanto riguarda invece Williams, lo teniamo. Gakpo, ho sbagliato, porca miseria, scusami Gakpo. Tanto per prendere Haaland ce la facciamo anche senza la cessione di Gakpo. Al massimo lo svincoliamo. Offerta per Bellingham, Diogo Jota venduto, offerta per Bellingham dal PSG, assolutamente no. Cioè, valore 164, me ne offri 136. Cioè, ci vado pure in perdita, perché l'ho pagato tipo 190 l'anno scorso. Ah, perché mi ha messo lo scambio con Goncalo Ramos. Ecco. Rifiutiamo comunque, anzi lo blocco anche Bellingham. Diogo Jota comunque è stato venduto, quindi abbiamo un budget molto molto importante, 457 milioni. E allora, signori, siamo in Champions e proviamo a vincerla questa Champions. Andiamo quindi su Haaland, che gioca attualmente nel Manchester City, a un valore di 208. Si può chiudere intorno ai 297, la richiesta è di 372 addirittura. Mamma mia, servono però almeno 260-270 milioni. Provo con 270, vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono 372. Voi siete fuori di testa. Allora, provo con 300. A parte che è follia, cioè 300. Io forse non ho mai fatto un acquisto così, cioè nel senso 320 milioni è follia. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Affare fatto, ragazzi, per 320 milioni Haaland è un nuovo giocatore del Liverpool. E tra l'altro ci avanzano anche dei soldi, vediamo se riusciamo a fare anche un altro colpo. A questo punto potremmo prendere un centrocampista centrale. Mi sa che ce la facciamo. Eh sì, ragazzi, mi sa che bisogna tentare il tutto per tutto, Abbiamo una squadra straordinaria e come minimo classica.
la sua di 581. Te la nego. Basta che non mi chiedi un milione a settimana. No, 270 più bonus. Addirittura si è ridotto l'ingaggio pur di venire qui con noi. Bravo Alan. Bene, a questo punto direi che possiamo andare un pochettino avanti nel calendario. Intanto la barretta è andata sul verde. Molto 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 bene. Possiamo andare un pochettino avanti nel calendario. Tolgo Gakpo e metto Alan. Sì, il punto debole praticamente è McAllister. Poi sono tutti sopra il 90 quasi. Luis Diaz ci arriva con il baghettino. Robertson idem. Van Dijk forse cala. 33 anni per lui. Però vabbè, comunque possiamo tranquillamente andare avanti con lui almeno per un'altra stagione. Continuo ad avanzare un pochettino nel calendario in attesa di un'offerta per Gakpo. A questo punto il Manchester City dovrebbe essere a caccia ancora di più di un attaccante. Vediamo, scambio con Jeremy Pino. Non posso trattare, la regola. Era regola, ragazzi, non posso trattare. Mi conveniva accettare l'offerta del Manchester City. Invece ho provato a fare un, non lo so, uno scambio impossibile. Prima partita comunque con il Leicester la vinciamo 3-2. Ritirata l'offerta per Gakpo. Seconda partita contro il Wolverhampton la vinciamo 3-2, perfetto, anche quella. Stiamo subendo un po' troppi gol, se posso essere sincero. Ci arriviamo praticamente verso l'ultimo giorno di mercato. Abbiamo le ultime 10 ore e per Gakpo purtroppo non arriva niente. Potremmo anche metterlo come contropartita per prendere il centrocampista centrale. Però, come voi ben sapete, i giocatori messi come contropartita vengono sempre svalutati. Quindi l'ideale sarebbe cercare di trovare una squadra per lui, ecco, disposta a pagare quei 70-80 milioni. Sto avanzando nelle ore, però purtroppo non arriva niente. Gabriel Jesus accostato al Real Madrid. Ma Ino, si pronuncia così, non lo so, all'Inter. È un CDC straordinario con un potenziale incredibile. Niente, non arriva nulla, ragazzi, non arriva nulla. 4 ore, 3 ore, niente. Purtroppo mi sa che abbiamo perso il treno per poter vendere Gakpo. Eccola, offerta per Gakpo in extremis dall'Arsenal. Dall'Arsenal, signori, che ha perso Gabriel Jesus per chiamare al Real Madrid. Bello, bello, mi piace. Mi piace questa cosa qui che comunque c'è la squadra che perde l'attaccante e ne cerca subito un altro. Però vi siete mossi un po' tardi perché mi sa che non riuscite a trovare l'accordo in tempo. Vediamo se lo trova adesso, vediamo se lo trova adesso. Lo trova adesso, in extremis, signori. In extremis, Filippo Gakpo lascia il Liverpool, va all'Arsenal e noi incassiamo circa 79 milioni. E dovremmo a questo punto avere 185 zeppole per prendere il centrocampista centrale. 60 minuti praticamente per chiudere la trattativa. Allora, Kevin De Bruyne è sicuramente uno dei migliori. Però io voglio andare su Valverde, ma credo che sia impossibile. Facciamo però dei tentativi, è giusto farli. Valverde ha un valore di 147, si può chiudere intorno ai 186, è praticamente impossibile. Potremmo mettere come contropartita però McAllister, che vale la bellezza di 46 milioni. E vicino ne metto 100, metto tutto quello che ho. 150 più McAllister, vediamo un po' se accettano questa offerta. 181 più McAllister, prova a calare un pochettino. 170 più McAllister, vediamo. Affare fatto, signori. Centrocampo Valverde Bellingham. Siamo in Real Madrid 2.0. Però, ripeto, è giusto prendere i migliori. Non vi preoccupate che più avanti ci saranno anche dei progettini come il Bologna, come il Girona. Sto spoilerando troppe squadre che non vi devo spoilerare. Però vi voglio far capire che comunque vedrete anche dei percorsi diversi. Molto bene, Valverde quindi è ufficiale a Liverpool. E ho praticamente gli ultimi 20 secondi di questo calciomercato per riuscire a completare un po' tutti quanti gli obiettivi che non ho neanche guardato. Allora, senza volere ho fatto questo, perfetto. Devo prendere due giocatori con meno di 20 anni, devo prendere un centrocampista per il rivaglio. Questi li posso fare anche durante la stagione. Non sono riuscito a vincere 5 partite in Coppa. Facciamo vomitare, porca miseria. Vinci il campionato, vinci l'FA Cup, vinci la Champions League. Tutti quanti con priorità massima. Bene, va bene. Ok, questo qui quindi lo posso fare anche durante la simulata. E allora, signori, direi che ci siamo. Anzi no, devo mettere i piani di crescita ai nuovi acquisti. Facciamo di nuovo il giochino che consiste nell'indovinare il gol di Casemiro. Questa volta devo che ne fai 7. 7 come il tuo numero di maglia. Un difensore centrale con la 7. Forse non si è mai visto nella storia del calcio. Comunque, siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti per la simulata. Questa volta siamo in Champions League. E allora le partite le commentiamo insieme. Abbiamo la squadra per vincere praticamente tutto quello che si può vincere. E perdiamo 2-1 con lo United. Mannaggia la vacca. Tanto Lomino ha pescato la pallina del Liverpool. La prima squadra è la Dinamo Kiev, vinciamo 3-1 la partita in casa, molto bene. Quindi inauguriamo al meglio questa Champions League. E poi il PSG, nel frattempo stiamo vincendo tutte le partite con il PSV. Forse ho detto PSG, vinciamo 3-1. Intanto Gakpo presentato all'Arsenal, di sicuro ci farà la tripletta. C'è il Napoli ragazzi, c'è il Napoli nel nostro girone e lo battiamo 5-0. Mamma mia, umiliato, signori, il Napoli. Sento già le proteste di Mazzarri, forse sarà stato il compleanno di qualcuno. 1-1 per
però 1-1 oppure una giornata piovosa, chi lo sa. 1-1 comunque al Maradona, va bene, ci sta. Non dovremmo aver comunque nessun problema a passare questo girone. Intanto vinciamo anche 2-1 con il PSV, vinciamo 3-0 contro il Manchester City, mamma mia signori, contro l'Arsenal vinciamo 2-1. L'ultima partita del girone la vinciamo 3-0 contro la Dinamo Kiev, e quindi signori, con 5 vittorie e un pareggio siamo sicuri al 100% di andare agli ottavi come prima del girone. Abbiamo 400 partite di Coppa e le stiamo vincendo tutte. No, pareggiamo 2-2 con il Newcastle, quindi c'è la ripetizione del turno. Tanto becchiamo il Marsiglia, vinciamo la ripetizione del turno, becchiamo il Marsiglia agli ottavi e la partita in trasferta finisce 1-1. Attenzione ragazzi, 1-1. Intanto mi sa che c'è una semifinale con il Manchester City oppure una finale che perdiamo 4-2. Attenzione alla gara in casa contro il Marsiglia ragazzi, perché non possiamo andare fuori, infatti non andiamo fuori. 4-2. Partita con il Barley, ormai non so più, cioè non so neppure in che competizione siamo. Vinciamo 2-0. Becchiamo il Milan ai quarti di Champions. Attenzione, 3-2 in casa, 3-2 in casa. Adesso si gioca a San Siro, non siamo riusciti comunque a chiudere la sfida. 5-4, mamma mia, 5-4. Poi becchiamo la Juve, stiamo facendo la Coppa Italia, stiamo facendo praticamente. Attenzione, 2-1 contro la Juventus all'andata, il totale 3-1, quindi siamo in finale di Champions League al primo tentativo, alla prima partecipazione. E siamo anche in finale di qualcosa, di FA Cup contro il Nottingham Forest, che non si sa perché la simulata si ferma qui. Però ho intravisto la finale, e la finale contro il Manchester City, ci piace. Piccolo recapino della squadra, comunque con tutti i giocatori che sono sopra il 90, con Van Dijk che ha fatto meno 1, era un 89, direi di sì. Abbiamo due finali, e allora sapete che vi dico? Le guardiamo direttamente da qui. Calcio d'inizio, simulazione veloce. La prima finale finisce 3-1 per noi, gol di Salah, gol di Haaland e gol di Momo Salah ancora. Non ci resta a questo punto che avanzare. Contatti per... ah, è vero che ci sono dei pischelli in scadenza, vabbè non vi preoccupate, sono delle cose che non ci interessano in questo momento, ci stiamo per giocare una finale di Champions contro il Manchester City. Siamo arrivati al giorno X signori, siamo arrivati al giorno X. La squadra l'abbiamo vista prima, vediamo solo il gol di Casemiro perché sono troppo curioso. Ne fa 7, indovinato, ho indovinato i gol di Casemiro, mamma mia signori, sono un grande. Ormai la sfida non era più Road to Champions, ma era Road to indovina i gol di Casemiro. Comunque Momo Salah 39 gol, Haaland 38, Salah più gol di Haaland, va bene. E allora via il dente e il dolore signori, finale di Champions League contro il Manchester City con Tadic lì davanti. Non sono riusciti alla fine a trovare un attaccante forte, un pezzo da 90. Hanno però Rodrigo a destra, che è sicuramente un grandissimo colpo e sarà cresciuto di sicuro, con De Bruyne ancora lì al centro del campo con la fascia di capitano al braccio. E allora siamo pronti per la finale di Champions League che si gioca a Wembley. City Liverpool finisce 3-2, segna Haaland, proprio lui al 70esimo, che regala la coppa, il titolo, il trofeo, la vittoria al Liverpool. Gol di Foden, poi doppietta di Haaland addirittura ragazzi, doppietta di Haaland, aveva segnato De Bruyne subito dopo 4 minuti, il pareggio di Bellingham, il totale 3-2. Vinciamo quindi la Champions League alla seconda stagione, ma alla prima partecipazione. E qui signori ci tengo a dire una cosa molto importante, perché nell'ultimo video, anzi non nell'ultimo, ma tipo 2-3 video fa, quello con la Juve per intenderci, molti nei commenti mi hanno detto: Giuse, devi contare solo gli anni in cui la squadra partecipa alla Champions League, perché la Juventus non era in Champions League, il Liverpool non era in Champions League. Ci sta, avete ragione, però io non posso considerare il Liverpool vittorioso alla prima stagione, perché nel frattempo Luis Diaz è diventato un 90, abbiamo preso Haaland, Valverde, Bellingham, Kimmich, Casemiro, quindi è ovvio che non posso considerare il Liverpool vittorioso al primo anno, perché è vero che quell'anno non l'ha giocato in Champions, non ha fatto la Champions, ma quell'anno gli è servito per arrivare pronto qui, ed è la stessa cosa che praticamente è successa alla Lazio. Sì, la Lazio ha giocato comunque per una volta la Champions League all'inizio, però poi non l'ha giocato mai più, solo alla fine, e l'abbiamo vinta, ma nel frattempo abbiamo preso Mbappé quando non eravamo in Champions. Quindi purtroppo ragazzi non posso diciamo assegnare il voto in questo modo. Comunque, chiusa parentesi, andiamo un attimo a fare il recap dei titoli, perché abbiamo vinto anche anche il campionato signori, con il Manchester City, che con Haaland fa 96 punti, senza Haaland ne fanno 69. Bene, 86 punti per noi. Quindi ricapitolando, abbiamo vinto la Premier League, abbiamo vinto la FA Cup in finale con il Nottingham Forest, quindi siamo a 2.
2. La Carabao Cup, oh, in finale, non me ne ero accorto durante la simulata. Cioè, forse l'ho commentata, però non mi sono reso conto. Peccato, peccato, cavolo. Allora, sono due titoli, quindi, più la Champions League, sono tre titoli. Quindi è triplete, ragazzi. Triplete del Liverpool alla seconda stagione. Tre titoli. Allora, le statistiche le abbiamo già viste prima. 40 gol per Haaland, 39 per Salah, 17 per Valverde, Luis Diaz 13, Bellingham 10 e Casemiro 7. Bravo Casemiro che non hai segnato, così non mi hai fatto perdere il pronostico. L'ultima cosa che dobbiamo vedere sono le vittorie, perché Liverpool ne fa 88 in 127 partite. Datemi due secondi che aggiorno la grafica a schermo. Guardate poi come si incastrano le cose, perché Liverpool riesce a battere il Barcellona. Anche loro hanno vinto in due anni, però il Barcellona ha fatto 78 vittorie, invece Liverpool 88, perché erano uguali anche i titoli. La Juventus invece ne ha 24 di trofei. E vi ricordate la finale di Carabao Cup persa contro il Manchester City? Poteva fare la differenza, perché in caso di pari trofei con la Juventus andava avanti il Liverpool con 88 vittorie. E andava avanti anche al Chelsea, perché anche il Chelsea 4 titoli ma 81 vittorie, quindi il Liverpool sarebbe andato terzo. Tutta colpa di quella sconfitta in finale in Carabao. Anche se effettivamente un Liverpool così forte nella prima stagione almeno un trofeo lo doveva vincere. E invece purtroppo 4 trofei a disposizione: campionato, Europa League, FA Cup e Carabao, 0 trofei. E purtroppo questo errore, questa mancata vittoria, questo mancato trofeo costa il podio a Liverpool. Io comunque vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Mi raccomando, il mi piace per continuare a supportare questa serie e per avere il prima possibile un nuovo episodio. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento stasera, ore 19, con il Cambridge United.